a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi vado a preparare schiacciata di zucchine. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 400 g di zucchina, 5 cucchiai di farina, sale quanto basta, olio extravergine d'oliva quanto basta e farina di mais. Dopo aver lavato la zucchina bene, vado a togliere la parte iniziale e la parte finale, la taglio a cubetti e la inserisco all'interno di un frullatore. Vado a frullare. Ottenuto questo, lo trasferisco all'interno di una ciotola. Aggiungo 5 cucchiai di farina. Metto il sale e vado a mescolare il tutto. Perfetto, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere, vedete? Adesso prendiamo una teglia. All'interno della teglia metto l'olio. Un pochino e con un pennello vado a spennellare. Metto la farina di mais. Così, in questo modo, e adesso vado a travasare il composto. Lo vado ad appiattire. Dopo averla stesa, metto un giro di olio su tutta la superficie e vado a ricoprire con un po' di farina di mais. Vado ad infornare a forno già preriscaldato 180 gradi e il tempo di cottura ve lo dico alla fine. Guardate. Sono trascorsi 30 minuti, l'ho tirata fuori ed ecco come si presenta. E la mia schiacciata di zucchine è pronta. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Questa qua è ideale per chi è a dieta, per chi è vegano e per chi è intollerante alla farina. Potete sostituire la farina con quella di riso. Vado a tagliarne una fetta. Ed eccola qui. Brucia, non la posso tenere tra le mani, si deve raffreddare. Però la prova assaggio la faccio lo stesso. Vediamo un po' com'è. Buona. Buona, buona.